mister, siamo con lei, questa sera un derby vinto, un bel derby combattuto, alla fine vincente. Sì, buonasera a tutti, è stato un bel derby, giocato bene tutte e due le squadre, abbiamo prevalso noi perché forse mentalmente stavamo meglio di testa, vista la classifica, loro erano più nervosi, quindi ogni minimo errore diventava un macigno per loro. E alla fine siamo stati bravi a non innervosirci noi, vista la nostra situazione, e questo ci ha fruttato poi la vittoria finale. L'infortunio di De Giudici vi complica un po' le cose dal punto di vista realizzativo, oggi il match winner, doppietta. Gianluca non è che lo scopriamo oggi, è il nostro bomber del girone, tutti questi record che ha fatto quest'anno, è chiaro che la sua assenza si farà sentire. Vediamo che cosa è successo, perché non possiamo dare un responso adesso su quello che è successo, può darsi pure che è niente, come può darsi che si è fatto qualcosa di grave. Noi speriamo sempre che non è niente, perché Gianluca non è importante solo per noi, ma anche per le squadre che lo vorranno prendere a fine campionato. Screpante, oggi un derby molto combattuto, soprattutto fino alla fine avete provato a riprenderlo, ma nulla. Una bella partita, devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno interpretato benissimo la gara, hanno fatto, secondo il mio modesto modo di vedere, un'ottima partita di calcio a 5, perché abbiamo fatto un ottimo possesso palla, quindi peccato per il risultato, ci stiamo attrezzando per reperire un attaccante come De Giudici per poter chiudere, diciamo, le partite nei momenti clou. Però ecco, una bellissima partita, complimenti alla Buena Onda che ha onorato la partita, e quindi complimenti a chi ha vinto tutti e due i derby andata e ritorno, quindi prima cosa tutto questo. Sì, ha detto prima il mister del Buena Onda Dante Marcelletti che comunque loro erano messi meglio mentalmente, forse è stato un po' quello un problema per quanto riguarda la partita. Sì, è naturale, loro giustamente sono in una situazione di classifica tranquilla, quindi se loro avessero perso questa partita non gli avrebbe compromesso nulla, quindi l'hanno affrontata in maniera, per noi ogni pallone valeva il sangue, quindi capisco anche qualche giocata, abbiamo forzato qualche giocata, abbiamo sbagliato la palla col portiere in movimento. Però è normale, noi abbiamo cominciato a giocare la prima del girone di ritorno facendo male nelle 14 gare del girone d'andata, nelle 13 perché una l'abbiamo vinta fortunatamente, e quindi è colpa nostra se oggi ci troviamo qui e siamo rammaricati non per il risultato ma per il campionato, che credo che si possa dire tranquillamente che l'Igor Sapriglia non merita questa classifica per la mole di gioco che fa tutte le gare, dalla partita col Fiumicino, questa partita qui, la partita della settimana passata contro la Generazione Calcetto, poi purtroppo gli episodi, una palla giocata male, una situazione, possono cambiare l'evento, però va bene uguale. Onore ai miei ragazzi che hanno fatto di tutto per salvare questa squadra, e ci proveremo anche nelle prossime due giornate, sperando che i risultati ci favoriscano, ci possano dare una mano. Grazie.